Il Prince va alla conclusione, pallone fuori, inizia il secondo tempo della partita, triennio under, Shakhtar Patrick contro Ips Eurobet, il risultato è di 5-2 per la formazione dell'Inps. Intanto Navato prova a prendere il controtempo del Falco, riesce a chiuderlo, parte proprio Navato, palla dentro, sforbicia! Eccezionale Galluccio, eccezionale Perna! Grandissima prodezza di Galluccio. Perna non si fa però sorprendere. Pallone battuto in aria. Ancora Galluccio dentro. Rinvia Pagano come può. Attenzione a De Luca che prova a partire. De Luca sbaglia Marino. De Luca si lancia. De Luca 5-3. La riaperta lo Shakhtar. Navato prova direttamente la battuta. Perna non riesce a bloccare il tiro. Allora sarà calcio d'angolo per l'Inps Eurobet, che ora deve iniziare a preoccuparsi dell'avversario. Da 4-0 a 5-3. Palla dentro di Budino, non trova nessuno. Occhio a Naviglia, prova la gran botta. Perna la tiene lì. No, attenzione Galluccio in area, prova la conclusione, pallone fuori. Attenzione in area, prova la conclusione, il palo di Raio che ha sorpreso Naviglia rubandogli il pallone. Naviglia cerca Budino, non lo trova. Fondo. Attenzione a De Luca che ora sta provando tutti i modi a far male alla difesa dell'Inps. Messa laterale, batte De Luca, pallone per Mastroianni in area di rigore, il palleggio. Poi Marino verso Naviglia, tocco semplice per Navato. Parte la formazione dell'Inps, Navato chiude De Falco, attenzione. Mastroianni allarga, anzi Raio per De Luca, rete! 5-4! Partita apertissima ora, 5-4, lo Shakhtar torna a farsi sotto. Va la conclusione Galluccio dalla battuta, occhio al pallone, non rimbalza. Navato, fallo. De Falco, dentro, attenzione a Romano con i pugni. In qualche modo il fratellino di Yuri respinge il pallone. Poi rimessa la terra, palla dentro. Orefice, all'indietro. Poi Navato, punta De Luca, ancora Navato, e messo laterale per lui. Occhio a Budino, spalla alla porta, attacco interessante per Galluccio. Pagano, intelligente, mette il pallone in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Inps, salgono i saltatori, rimane dietro solo Marino, tocco per il Prince, dentro Budda, rimane lì il pallone, Budino! E fa il poker, è impazzito Budino, 6-4. Attenzione, il Prince prova a partire ma c'è fallo. Calcio di punizione Shakhtar, palla dentro di Raio, attenzione, colpo di testa di Naviglia, occhio a Navato, prova il contropiede, Navato prova a prendere me, pallone fuori. Calcio di punizione per lo Shakhtar Patrick, va Orefice sul punto di battuta, attenzione, occasionissima per la formazione in maglia granata. Orefice, palla dentro, attenzione, De Falco al volo, non va. Navato eccezionale, il numero, poi gran palla nello spazio per Galluccio, tutto solo Budino, tocco fuori. Attenzione, pallone in area di rigore, Orefice prova a saltare Naviglia, arriva Galluccio e rinvia il pallone. Una botta, De Falco, pallone che non esce, Budino prova la girata e poi si arrabbia un po' con tutti, un po' con l'arbitro, con se stesso e col compagno, pazzito Budino. Poi Orefice prova a partire, serve De Luca, attenzione De Luca, mutazione avversario, lo salta, poi chiude Navato, allarga per Galluccio 1-2, interessante palla che arriva al Prince che rientra e viene chiuso da De Falco. Naviglia dentro per Navato, esce per Navuoto, pallonetto, fuori. Attenzione a Naviglia, prova da lì, fuori. De Luca passa, attenzione, Romano ci mette un piede, mette in angolo, occhio che sale anche Orefice, palla per lui, poi De Falco, in qualche modo. Attenzione, il pallone per Naviglia, poi Mastroianni la perde, Navato. Tocco dentro, è un muro la difesa dello Shakhtar, ancora Santoro, ultimo uomo Marino, due su di lui, attenzione Marino, in qualche modo, arriva Mastroianni, Naviglia, e c'è un gol spettacolare all'Avion, Naviglia Umberto, eccezionale, un golazo di Naviglia. Attenzione la conclusione imbattuta di De Luca, fuori. 7-4 risultato per l'Inps che prova ad allargare di nuovo il risultato, ma attenzione a De Luca.
Navato prova direttamente, porta Perna, ancora una volta un po' insicuro stavolta. Pallone fuori, Perna, va rinvio lungo, salta Naviglia, eccezionale il suo gol. Poi Budino protegge palla, Santoro rinvia, Mastroianni mette giù, allarga verso De Luca, prova a prendere il controtempo Naviglia. Naviglia eccezionale, attenzione, espulso, attenzione, prova incredibile, traversa assurda di Naviglia. Attenzione a Navato, prova il numero Navato dentro, rinvia Mastroianni, poi Galluccio rientra, arma il destro e c'è la grandissima parata di Perna. Palla dentro, arriva Raio a difendere la sfera, dicevamo espulsi Budino e Budino, anzi scusate, Budino e De Falco. Per 10 minuti dovranno stare fuori al campo. Intanto calcio di punizione per lo Shakhtar. Raio sul pallone, già battuta, De Luca prova al destro a giro, Galluccio sulla linea riesce a respingere. Attenzione De Luca, tutto solo, e qui si divora una grande occasione De Luca. Naviglia, sciabolata lunga, attenzione Galluccio, prova l'aggancio, Pagano da ultimo uomo riesce a chiudere, arriva anche il Prince, poi Navato, orefice, eccezionale, riesce a uscire 3 contro 2, palla per De Luca in area di rigore, De Luca, Romano, orefice e si divora un gol pazzesco. Attenzione, palla dentro, Naviglia in qualche modo tiene palla, rinvia, palla che non esce, Perna torna in porta, rischiato. Raio prova ad andare, chiude Navato, ancora Raio, palla che sbuca, orefice, attende De Luca, orefice, prova l'incrocio, orefice, la firma di Angelo Orefice, eccezionale. 7-5 il risultato, riapre Orefice, 7-5. Il Prince va alla battuta, prova morbido, Perna blocca il pallone, attenzione allarga subito per Raio, in avanti a cercare De Luca, attenzione Romano, poi Naviglia pressato, ancora Umberto Naviglia, prova la sciabolata morbido, Galluccio ha provato il tacco alla Ibra, cosa stava facendo Galluccio, poi Pagano sbaglia, Raio in qualche modo, prova Naviglia, palla per De Luca, tutto solo De Luca, De Luca e la riapre ancora una volta lo Shakhtar, 7-6. Prova la conclusione Naviglia, pallone respinto dalla barriera, poi tocco dentro Naviglia, due su di lui, prova a saltare Mastroianni, non ci riesce, rinvia il pallone Galluccio, arma il destro, palla per Navato, la tiene in campo Navato, il palleggio dentro, attenzione, salta Galluccio e poi non c'è gol, sì, calcio di rigore, espulso Pagano che ha preso il pallone con le mani sulla linea evitando il gol, calcio di rigore per l'Imps Eurobet. È successo davvero di tutto in questa partita, due espulsioni per lo Shakhtar, va dal dischetto il Prince, realizza l'8-6. Alla battuta Mastroianni, pallone respinto, poi Naviglia, in avanti, arriva Orefice, prova ad andare Orefice, passaggio intercettato, poi Navato, va giù, attenzione, aggancia il pallone Mastroianni solo per un attimo, ancora Navato, prova il tunnel su Orefice, palla che rimane lì, Naviglia, prova il gran sinistro, rete, ancora Naviglia, che gol di Naviglia, e sono 2, 9-6. Palla battuta De Luca, palla che tocca il rimessa laterale. Naviglia sistema, prova la gran botta. Santoro. Intanto rientrano in campo Budino e De Falco, autori di una mezza rissa, prima una scaramuccia, espulsi tutti e due. De Falco subito, rinvia il pallone. Rimessa laterale battuta dallo Shakhtar, palla dentro Romano. Poi per Naviglia subito, arriva Santoro, mette giù. Navato ruba la palla, poi prende in pieno l'arbitro, pazzesco, sta succedendo di tutto, trattenuta di Budino, palla rinviata, palla dentro sul secondo palo, De Luca si coordina ma sbaglia tutto, grande azione in contropiede da parte dell'Ips Robert, straordinario Naviglia, prova ancora lui fuori stavolta. Partita assurda questa sera nella gabbia dell'Avion, attenzione pallone rinviato male, Mastroianni per
la conclusione, Romano miracolo. E poi Santoro sbaglia, che parata di Romano, eccezionale. Si riparte subito da quest'altro lato, tocco per Galluccio, tutto solo in area di rigore, Galluccio! E sono 10 per l'Ips Eurobet. Prova la conclusione, palo netto di Raio. Che battuta, che missile, pallone su, dritto sul palo, poi De Falco, l'ultima ad arrendersi. Poi Marino in avanti, attenzione a Navato, chiude Santoro. Entriamo nell'ultima azione della partita. A questo punto la spunta l'Inps Eurobet, una guerra assurda. Intanto Raio tutto solo per De Luca in aria, chiude Galluccio. A questo punto è game over, vince l'Inps Eurobet per 10 reti a 6.